Opinione schietta. Oggi con Hans-Ulrich Jakob, presidente di Gigahertz.ch. Avviso importante per il 5G. Steven Mollenkopf, CEO del produttore statunitense di chip Qualcomm, è convinto. Il nuovo standard 5G di telefonia mobile, cioè la quinta generazione, scatenerà una rivoluzione. Egli paragona il cambiamento persino con l'arrivo dell'elettricità. La nuova rete dovrebbe fornire ai consumatori più prestazioni di dati, la possibilità di navigare 100 volte più veloce di oggi, consentire la guida autonoma grazie a tempi di reazione estremamente brevi e nell'industria elaborare enormi quantità di dati. Swisscom, il maggiore operatore svizzero di telefonia mobile, sta già introducendo questa ultraveloce rete di telefonia mobile 5G, anticipando così il lancio che originariamente era previsto per il 2020. Oggi le reti esistenti 2G, 3G e 4G trasmettono nella gamma da 790 MHz ad un massimo di 2,6 GHz e, a seconda della rete, non possono emettere più di 5-6 voltmetro. Affinché in futuro il 5G sia in grado di gestire le enormi quantità di dati nel più breve tempo possibile, è tuttavia necessario utilizzare frequenze più elevate. A partire da quest'anno a 3,5 GHz e più tardi nella gamma di microonde tra 6 e 100 GHz. Tuttavia, al di sopra di circa 7 GHz, le onde si accorciano a tal punto che si propagano con più difficoltà e vengono fermate più rapidamente da edifici e alberi. Come devono essere trasmesse queste alte frequenze e cosa significa in termini di esposizione alle radiazioni per l'uomo e l'ambiente? L'associazione svizzera Gigahertz.ch, che da anni si impegna per la protezione contro gli effetti nocivi delle radiazioni elettromagnetiche, ha indagato su queste domande. Per questo ha esaminato un documento dell'azienda svedese Ericsson, che fornisce alla Swisscom gli apparecchi per le stazioni di base del 5G, compresi gli impianti di antenna. Di seguito sentirete gli estratti più importanti di un articolo di Hans-Ulrich Jakob, presidente di Gigahertz.ch, pubblicato il 25 luglio 2018 con il titolo Avvertimento urgente sul 5G. La ditta Ericsson fornisce delle stazioni base per le frequenze da 3,6 e 28 GHz. Queste sono le lunghezze d'onda di 8,3 cm, rispettivamente 1,5 cm a 28 GHz. Una regola principale dice: se l'onda è più corta dello spessore del muro, non passa quasi più nulla. Le seguenti immagini mostrano come Swisscom e Ericsson vogliono schivare questo problema. Nel sistema di trasmissione delle radiazioni di telefonia mobile finora con 2, 3, 4G, si cercava di scavalcare i muri delle case vicine per fornire una zona più grande possibile, perché dietro alle case c'era un buco di ricezione o una cattiva ricezione. Un'antenna quindi doveva essere più in alto possibile. Con il 5G diventa tutto diverso. Siccome con 3,6 o 28 GHz quasi non si riesce più o non si riesce più del tutto a passare attraverso i muri, ogni facciata deve essere irraggiata direttamente, quindi più o meno ogni 100 metri ci vuole una nuova antenna, il più basso possibile. Vengono promessi 100 volte più dati, 100 volte più velocemente. Noi ci siamo sempre chiesto come funzionerà. Ora lo sappiamo. Anziché un raggio per direzione di trasmissione, ora dovranno essere 64. Sempre 8 uno a fianco l'altro e 8 uno sopra l'altro. A 25 metri di distanza l'intensità di campo è di 61 volt al metro. Questo è lì dove ci sono le prime case vicine e finora c'era un valore limite di 5 rispettivamente 6 volt al metro. Questo valore di 61 volt al metro a una distanza di 11 metri, ovvero fino all'inizio della zona rossa, aumenta incrementalmente fino a 120 volt al metro. Questa zona rossa, in passato chiamata distanza di sicurezza, all'interno della quale nessuno poteva stare più di 7 minuti, finora era di 61 volt metro e a dipendenza del calibro della stazione era fra 4 e 10 metri. Col 5G, quindi,
saranno 120 volt al metro a una distanza di 11 metri. L'ICNIRP, che si chiama Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, non è un'autorità, ma semplicemente un'associazione privata, ha già adattato al 5G i suoi valori limite. Questi ovvero sono adesso, per le frequenze del 5G, 200 volt per i posti di lavoro e 90 volt al metro per il resto della popolazione. Ovvero significa, per introdurre il 5G, i valori limite per le antenne svizzere di 5 rispettivamente di 6 volt al metro sarebbero disciolti completamente e la distanza di sicurezza a 61 volt sarebbe alzata a 200 volt. Questo lo farà sicuramente presto anche l'OMS, perché l'ICNIRP è un super suggeritore per loro. Una prima domanda di costruzione per un'antenna 5G secondo il modello Ericsson è già depositata presso il Centro di Competenza per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, gigahertz.ch. Secondo la scheda dati antenna Swisscom, qui ad una distanza di 25 metri risulterebbero 2,65 volt metro e ad una distanza di 50 metri 1,32 volt metro. Secondo la Ericsson, invece, ad una distanza di 25 metri risulterebbero 61 voltmetri e ad una distanza di 50 metri 30,5 voltmetro. Secondo la legge in vigore, questo corrisponderebbe ad un superamento del valore limite di 5 volt. Da dove spunta questa sorprendente differenza di fattore 23? La Swisscom cerca di ingannare il vicinato con il seguente trucchetto. Anziché 64 raggi per settore, dicono al vicinato che c'è solo un raggio e questo ha una potenza di 100 watt ERP. Confrontando nella stessa scheda dati antenna la potenza di trasmissione del servizio 3G UMTS a 2100 MHz, troviamo dichiarati persino lì 1000 watt ERP per settore, quindi una potenza di 10 volte superiore a quella presunta di 100 watt del servizio 5G. Qua il più autentico dilettante capisce che col 5G si inganna con una bugia colossale.